A voi tutti il più cordiale. Buonasera e benvenuti a questa 28esima edizione dell'Ince Callen di ottima qualità. siamo infatti parlando di un campo in erba sintetica di quarta generazione. Attenzione, intanto Alfonsi arma il destro, esplode questa conclusione. La palla che accarezza il palo. Il pallone che viene dato adesso sulla fascia destra con Alfonsi che riceve. E da posizione davvero invitante, però Sciupa il pallone scucchiaiato dalle parti di Bacoli, che poi serve. Andrea Terenzi e c'è la rete realizzata da Rosati, splendidamente servito da Terenzi, splendida azione da parte della formazione della Top Densi. Rosati non perdona davanti a Corbucci, intanto c'è Bacoli che mette il pallone al centro per Rosati, Campagna che viene eh, in una situazione veramente pericolosa, ha ah, adesso il problema di eh, superare il proprio diretto avversario, ancora se la piglia sulla sinistra e eh, grande conclusione ancora più bella però è la parata da parte di Mazzanti. Azione che poi si sviluppa con eh, Andrea De che riesce a trovare lo spazio per eh, tirare, e poi c'è Corbucci, Presupposti affinché eh, potesse uscire fuori una partita piacevole. Ancora Tortolano, attenzione, trova spazio Tortolano. E poi esplode il destro che colpisce il palo. Splendida l'azione personale da parte di Tortolano che se ne è andato. Parte Serapiglia con il suo sinistro, ancora una volta ribattuto. Bastano due uomini in barriera. E finisce qui il primo tempo: primo tempo che vede in vantaggio la Top Dancing. Ha deciso fino a questo momento la rete da parte di Rosati. Sul pallone Alfonsi che arma il sinistro. Da parte di Serapiglia che segna il gol del pareggio, era nell'aria. Lancio di Mazzanti che intendeva servire Andrea Terenzi, il pallone perso. Attenzione Alfonsi, scatenato Alfonsi. Ancora un tiro da parte di Alfonsi e gol. Rete da parte di Alfonsi, strepitosa. Un tiro davvero fulminante da parte di Alfonsi che è riuscito dalla lunga distanza a centrare il secondo palo. Tanti giocatori però possono fare la differenza nelle maglie blu. Attenzione però, chance anche per Terenzi. Andrea Terenzi, questa volta però, non è stato sufficientemente cattivo sicuramente più di quanto attaccato, non si arrende però Rosati. Attenzione Rosati che ha provato questa incursione in avanti e sbaglia di Giorgio. Praticamente a tu per tu con il portiere. C'è che... Marco Terenzi che prova con il destro, molto vicino al gol. Marco Terenzi, Corpucci è stato lasciato però completamente e c'è forse un fallo di mano e fischia alla fine della partita il direttore di gara Bertoni, che dunque manda tutti a casa con questo risultato. Ha vinto la Culcaccio, cool l'International Service di Aerea Costruzione, Dimensione Letto, 1000 Luci per 2 reti a 1 sulla Top Dancing. Una partita davvero piacevole, a tratti anche spettacolari, ben giocata da entrambe le squadre. Vince dunque la formazione in maglia 2 per 2 reti a 1. E finisce dunque qui il nostro collegamento. Ci risentiamo dunque per le interviste di fine partita.